Ovviamente poi succede che i fratelli Vaccaro arrivano in un momento molto particolare da un punto di vista storico. Arrivano alla fine degli anni 70, nel 78, dopo 30 anni di silenzio sull'opera dei Cubi, perché i Puzzo avevano interrotto l'attività definitivamente nel 1948. Quando ritornano loro si trovano in difficoltà perché non esisteva più il pubblico dell'opera dei Cubi, non esisteva la cultura dell'opera dei Cubi, tutti avevano dimenticato che cos'erano i Cubi, quindi loro dovevano in qualche modo attirare l'attenzione di tutte quelle persone che in realtà volevano guardare solamente al futuro, quindi all'innovatività, alla tecnologia più avanzata, e per questo decisero di lavorare in un certo modo con l'opera dei Cubi e il loro spettacolo ebbe un grosso successo, tanto che fu assegnato con un teatro stabile che per 10 anni ha operato a Siracusa, poi purtroppo con il terremoto del 1990 fu dichiarato inagibile, quindi si interruppe l'attività stabile che invece continuò nelle scuole e nelle piazze di Siracusa e della provincia sino al 1995, anno in cui muore il nonno. Ma già 2 mesi più tardi noi continuavamo a costruire pupi nuovi fondali, realizzavamo nuovi spettacoli e siamo andati avanti portando prima gli spettacoli nelle piazze, finché un anno fa abbiamo finalmente creato un teatro stabile, quindi da pupari girovaghi siamo ritornati ad essere dei pupari in pianta stabile, ma non abbiamo dimenticato però la voglia di vagare per il mondo e di portare così la tradizione siracusana dei pupi in tutto il mondo.